Sono passati in un attimo, un impegno veramente grandissimo tra emergenza e progettazione, però c'è anche grande soddisfazione perché oggettivamente purtroppo ecco, in emergenza non si riesce neanche a far trasmettere, a far coinvolgere nel progetto insomma, tante realtà che a noi piacerebbe coinvolgere, perché gli impedimenti sono tantissimi, però al netto di questo aspetto che ci penalizza la nostra regione, ma penalizza tutti, c'è veramente grande entusiasmo rispetto agli obiettivi che noi riteniamo la nostra regione possa raggiungere. Beh, io ho scritto una lettera perché voglio che sia chiaro che al di là di tutti gli indici che si sono alternati in questi mesi, c'è un indice che è su tutti, che è la preoccupazione nostra per la tenuta socio-economica. E riteniamo che il continuo restringimento può andar bene se lo dice il CTS, ma sbatte con una condizione che è molto, a noi preoccupa molto, che è quella di migliaia di imprese e di famiglie che iniziano ad avere una sofferenza importante. Allora vorremmo vedere da parte del governo una presa d'atto importante che coincide con l'ordinanza di chiusura, anche con il contributo alle attività, alle aziende che non possono invece operare, perché diventa veramente difficile comunicare scelte che possono sembrare improprie a chi vede perdere il sacrificio di una vita, vede perdere quello che era riuscito a costruire in tanti anni di lavoro. Il tema infrastrutture non è riassumibile in una battuta, perché c'è il tema del corridoio adriatico, che è un tema essenziale per la nostra regione. Poi c'è il tema intermodale, porto, aeroporto, interporto, e che è un tema altrettanto fondamentale, perché il ruolo del porto e dell'aeroporto e dell'interporto è un ruolo necessario e nevralgico per guardare la nostra regione in una prospettiva anche extra-regionale, internazionale. Poi c'è il tema della viabilità che ci collega alle altre regioni, quindi la Fano-Grosseto, la Salaria, la Mezzina, la Pedemontana, le Intervallive, che sono strutture e infrastrutture essenziali per agevolare l'operatività degli artigianati, l'interconnessione della sanità con i territori, per agevolare quella che è anche lo sviluppo economico, turistico e commerciale. Sono livelli diversi su cui noi stiamo cercando di impegnarci, su cui noi stiamo cercando le interlocuzioni con il governo e con tutte le altre, con tutti gli altri enti che possono appunto sostenerci e darci un contributo fondamentale al raggiungimento del traguardo.